Alessandro Di Paoli, portare l'innovazione a teatro è possibile? Certo, ci abbiamo provato questa sera qui al Giovanni da Udine. Ho presentato questi quattro monologhi digitali. Era partita come una sfida, dovevo scriverne uno di presentazione, poi sono divisi in quattro. Uno che parla di una immaginaria chiesa digitale, l'altro il nostro rapporto tra l'innovazione e anche lo sviluppo civile. Il terzo era dedicato alle conseguenze di un post che finisce, diciamo così, in una via traversa di Facebook. E il quarto invece era la rivisitazione del manifesto futurista di Marinetti in chiave digitale, ovvero il manifesto digitale. Le possibilità offerte dalle nuove tecnologie in supporto agli artisti, bisogna solo saperle sfruttare. E bisogna saperle sfruttare, devono essere utili, non lo so, io sono abbastanza un artigiano in tutto questo, nel senso che mi piace la penna, il foglio, la macchina da scrivere, i block notes, il computer, quando è giusto usare il computer e quando è giusto usare gli altri mezzi. Quindi secondo me l'intelligenza è saper saltare da un mezzo all'altro a seconda delle esigenze, quindi ben venga la tecnologia se serve. Federico Cautero, l'innovazione dietro alla scena è possibile al giorno d'oggi? Non è solo possibile, è un dovere, è un assolutamente possibile. Ci sono, l'abbiamo ampiamente dimostrato in quest'anno di grande e intenso lavoro, dove questo concetto della scenografia virtuale sta diventando una realtà. La scenografia che virtuale, poco di virtuale, perché c'è molto costruito, molto lavoro e quindi non c'è niente di effimero in tutto questo, anzi c'è molto lavoro, molta concretezza. Quindi diciamo che è assolutamente possibile e oserei dire che siamo tra i primi a parlare di queste cose, per fortuna, in Italia. Ecco, la nuova frontiera la vediamo alle sue spalle, un qualcosa di 3D dietro sì. Gli attori. Diciamo che questa cosa qui è il primo elemento che abbiamo realizzato come esperimento. In realtà siamo andati anche oltre, quindi qui è un primo passo, è come accompagnare qualcuno che è abituato a vedere qualcosa di tradizionale verso un qualcosa di diverso. E quindi non è così innovativo se non nella tecnologia che ci sta alle spalle. Vittorio Vella, editore, innovazione appunto nel campo della cultura, in che modo? Abbiamo iniziato nel 1995 con il nostro ingresso in internet. Ricordo che nel 95 praticamente non c'era nessuno in rete, quindi abbiamo precorso i tempi e abbiamo cominciato a lavorare con le nostre partiture, con i nostri CD in rete. E avevamo bisogno, dato che ci interessavamo di musica contemporanea, quindi di musica difficile, di uno spazio abbastanza importante, grande, in Friuli non ci bastava, e allora abbiamo pensato al mondo e internet era il metodo migliore per farlo.